Siamo a Giffoni Vallepiana, in provincia di Salerno. Da ieri, nella cittadina del Festival del Cinema, sono apparsi questi manifesti che vedete alle mie spalle. Da un lato la faccia di Benito Mussolini, dall'altra Matteo Renzi, ex premier, segretario del Partito Democratico. Fascismo, democrazia. Sotto un elenco di 5 punti, dalle case popolari alle pensioni, agli immigrati. Firmato Guido Carpinelli, ragioniere, esponente del movimento Noi con Salvini di Giffoni. Io per la verità non credevo che suscitasse tanta attenzione. Credo che è stata una questione elettorale, perché Salvini, che è un partito di destra, tutti lo sanno, però si rivolge a un pubblico eterogeneo. C'è anche la foto di Mussolini, però insomma qualcuno grida all'apologia del fascismo. Qua non c'è nessuna apologia, perché io non ho inneggiato agli ebrei, non ho inneggiato alla guerra, non ho inneggiato ai crimini commessi dal fascismo. Ho fatto solo un paragone tra due persone, tra due statisti. Lei scrive: Mussolini ha reso grande l'Italia. Non è apologia di fascismo questo? Questo potrebbe essere, diciamo, inteso come un fatto propagandistico. Io dico, l'ha resa grande perché l'ha fatta nazione. Il manifesto non è mai stato autorizzato. Il movimento di Salvini prende le distanze dal collega di partito. Il partito disconosce questo manifesto e l'uso del simbolo improprio che ne è stato fatto. Anche perché il manifesto fatto a livello personale, firmato a livello personale, non rientra assolutamente in quelle che sono le strategie politiche del partito. Ho mandato una lettera a Carpinelli, come partito provinciale, regionale e nazionale prendiamo le distanze per tutelare il nome del partito e il nome di Salvini. Nelle prossime ore valuteremo anche delle iniziative da mettere in atto, anche disciplinari. Io mi sono scusato, l'ho fatto in buona fede e ho offerto anche le mie dimissioni. Se questo è un reato, ho offerto le dimissioni al segretario provinciale che mi ha richiamato sulla questione.